la parola Diego, perfettibile, visto che la sicurezza passa anche dalla manutenzione e anche dalla qualità dell'aria nella zona produttiva dell'azienda, e in quasi tutte le aziende c'è un sistema di ventilazione, quindi un ventilatore, e che il funzionamento di questi ventilatori è fondamentale per avere prestazioni ottimali a livello di produzione. Passo la parola a Diego che ci parla di come gestire al meglio la manutenzione dei ventilatori e come poi, ovviamente anche grazie a Qualiware, che all'interno ha proprio un modulo per la gestione della manutenzione, si possono ottimizzare e facilitare, questo tipo di attività. A te Diego, grazie mille. Ciao a tutti, mi vedete, mi sentite, vedete lo schermo? Tutto a posto, quindi parto. Vai Ok, pure. allora Claudio vi avrà steso, visto anche l'orario, cercherò di rianimarvi un pochettino, ok? Intanto grazie Massimo per avermi invitato, perché è una cosa interessante, tutto questo summit sta tirando fuori diversi spunti. Partiamo subito a bomba, visto che immagino di aver pochissimo tempo. Allora, la manutenzione dei ventilatori è un argomento che sicuramente è più noioso di quello di cui ha parlato prima Claudio, ma è una cosa che, ahimè, bisogna tenere in considerazione e soprattutto è veramente importante. Perché? Perché i ventilatori, insieme ai motori e alle pompe, sono le macchine più diffuse negli impianti, nelle fabbriche, ovunque si vada in giro, c'è sempre un ventilatore, almeno uno. Inoltre, a differenza magari appunto delle pompe, hanno delle masse, quindi diciamo dei chili di acciaio molto, molto più grandi, che girano a velocità elevate. Quindi in caso di guasto, immaginatevi di trovarvi dei pezzi di ferro che viaggiano ovunque per lo stabilimento a una velocità tra i 200 e i 300 km orari. Non deve essere piacevole essere lì in quel momento. Ahimè, i ventilatori però, siccome non costano tantissimo rispetto ad altri macchinari, sono considerate macchine di serie B, quindi sì, vabbè, finché va non c'è problema. E il ventilatore va fino a quando poi tutta la linea improvvisamente si ferma, come magari in questo caso dove ormai del ventilatore o dei cuscinetti non è rimasto praticamente più nulla. E quando si arriva a questo punto, i costi per ripristinare la macchina crescono in maniera esorbitante, perché più o meno bisogna rifarla da capo, ma soprattutto i tempi. Se quella macchina è collegata a una linea di produzione, vuol dire che un mese, 2 mesi, tutta la linea di produzione sta ferma, quindi non si produce, non si fattura. E tutto per il costo magari di un cuscinetto da 200 euro. Okay? Notate poi questa foto è interessante perché lì dietro ci sono delle persone che stanno lavorando. Okay? Non erano lì fortunatamente quando è successo questo casino, Altrimenti sarebbero appunto stati probabilmente investiti da una pioggia di sfere del cuscinetto. Vedete nella parte centrale della foto, questa qua vicino a questa puleggia. Qui c'era una volta un cuscinetto, ok? Non c'è più un cuscinetto, il che vuol dire che tutto quello che c'era lì è stato sparato in giro ovunque. Come vi dicevo prima, velocità molto elevate. Molto brevemente una piccola presentazione. Mi chiamo Diego Perfettibile, sono uno dei due soci della PDN, un'azienda che dal 76, ovviamente l'ha fondata mio padre, io nel 76 non ero neanche nato, produce ventilatori industriali molto particolari, cioè pensati per durare a lungo, decenni. Purtroppo con la crisi si è iniziato a comprare un po' tutto quello che c'era in giro sul mercato e quindi ha deciso di prendere sulle spalle una missione, far luce sul mondo dei ventilatori industriali e eliminare quelle zone grigie che spesso sono causa di errori di acquisto, che poi magari portano a mancata produzione, a problemi di far avviare l'impianto e soprattutto che poi fanno in modo che il cetriolo rimane in chi ha acquistato, perché il fornitore ha tutte le carte in regola per dire è colpa tua. Ho fondato quindi il blog e il canale YouTube Ventilazione Sicura, ormai nel 2016, dove diffondo un po' di cultura, spero, di informazioni utili per chi i ventilatori deve comprare e soprattutto per chi li deve utilizzare. Ho scritto anche qualche libro, sempre sui ventilatori, quindi non diventerò mai ricco, visto il tema poco di moda. Il sogno è poter vedere un giorno delle fabbriche dove ci sono dei ventilatori che durano a lungo, per oltre 20 anni, miei, come in questo caso dove un'acciaieria in Serbia ha un ventilatore che adesso ci chiedono di andare a fare delle manutenzioni, ventilatore del 98, o anche di altri concorrenti, perché magari se iniziamo a lavorare tutti bene,
forse è anche un modo per evitare un po' di inquinamento, no? Evitare di continuare a spedire pezzi di ricambio, rifare cose da capo, permette anche di ridurre un po' l'impatto ecologico. E soprattutto avere degli acquirenti, cioè chi compra, voi se dovete comprare dei ventilatori, che siete salvi da, diciamo, brutte sorprese, per stare su un modo politically correct di parlare. Allora, perché non si fa manutenzione? Io mi capita spesso di trovarmi davanti a un ventilatore ormai distrutto e chiedere al manutentore: ma perché non hai mai fatto niente? Le risposte più o meno che mi danno sono, diciamo, in queste categorie: non ho tempo o non ho budget, oppure entrambe, che è ancora peggio, o potrebbe anche essere non ho personale, oppure si lavora a rottura, cioè io non vado a spendere inutilmente dei soldi per fare manutenzione, no? Ogni anno, aspetto che la macchina si rompe. Come nel caso precedente, una volta rotta spendo 10 volte, 50 volte, perché se consideriamo anche il fermo produzione possiamo arrivare anche a 100 volte, il costo di tutte le manutenzioni che avrei potuto fare. Però è una logica che dall'Ottocento continua a rimanere, non viene scalzata in certi contesti. Oppure non so di avere dei ventilatori, capita spesso, sembra una cosa un po' sciocca, però a volte magari il ventilatore è gigante, quindi si riesce a capire che c'è. Altre volte il ventilatore non è così gigante e soprattutto è chiuso dentro delle casette, che sono delle cabine per ridurre il rumore, e quindi uno magari non sa di averli veramente, non sa di averli tutti, mettiamola così. Non so cosa devo fare, quindi io vorrei fare manutenzione, ma cosa faccio? Io vado ogni tanto lì, gli do un po' di grasso e non faccio altro. Oppure, un po' per riprendere il titolo di questo speech, mi dimentico le varie scadenze, perché ho tutti gli appunti sparsi sulla scrivania, su foglietti, post-it, poi si sa com'è la scrivania, almeno la mia è diventato un caos totale, ho fogli sparsi ovunque, quindi quando arriva il momento che bisognerebbe fare quell'attività di manutenzione, non ce l'ho sott'occhio quel foglio, perché è sotto una pigna di 100 altri fogli, e quindi salta. Salta una volta, salta due volte, e si arriva a distruggere completamente il ventilatore. Sulle prime due risposte non parlerò durante questo intervento, ma è proprio uno dei motivi per cui ho preso sulle spalle quella missione di cui parlavo prima, cioè cercare di diffondere un po' di informazione, un po' di cultura, per far capire che a volte, sia che non si abbia tempo, sia che non si abbia budget, è possibile fare comunque una manutenzione decente, e dall'altro lato cercare di scalzare questo vecchio metodo di manutenzione, cioè di arrivare fino alla rottura per forza, no? A voler per forza spaccare le macchine. Parleremo invece di questi altri tre punti, quindi non so di avere dei ventilatori, non so cosa devo fare e mi dimentico le varie scadenze. Partiamo dalla prima parte, quindi non so di avere dei ventilatori. Allora, quello che si può fare è un censimento, si fa, se si sta comprando qualcosa di nuovo, una nuova linea, un nuovo impianto, si apre il manuale, si sfoglia e si va a cercare se c'è scritto da qualche parte ventilatore. Molto spesso chi vende gli impianti cosa fa? Siccome è furbo, dice: io tiro via tutti i riferimenti di chi ha fatto il ventilatore, perché così i ricambi li posso vendere solo io. E quindi vi danno un servizio veramente eccellente. Allora, lì guardate il P&I, perché di solito sul P&I c'è il ventilatore, non può toglierlo il ventilatore dal P&I, ok? E di solito è riportato come VE, VC, V e un numero crescente. Su tutto quello che è vecchio, invece, fate un giretto e fate il gioco che mi faceva fare mio padre da piccolo, visto che ero un po' una peste, e quindi in macchina, in viaggio, per farmi stare zitto, mi diceva: guarda, tutte le ditte che passiamo, dove c'è un tubo, sotto c'è un ventilatore. Se fate questo giochetto anche voi, scoprirete molti ventilatori che magari non pensavate di avere. Quindi, se c'è un tubo che va fuori, quello è un camino, solitamente c'è un ventilatore che spara aria in quel camino e permette di uscire a gas o aria, quello che è. Altrettanto per le aspirazioni, se c'è una cappa, seguite la tubazione, prima o poi arriverete a trovare un ventilatore. Quindi una volta avete fatto la caccia al tesoro, associate, se non è già presente, un tag, cioè un codice identificativo di quel ventilatore, appunto V001, per rimanere sulla fantasia, dove V sta per ventilatore, ovviamente. E a quel punto create una scheda per ogni ventilatore. Cos'è una scheda? Se avete un software come ad esempio Qualiware, create la scheda macchina, ok? Se non avete Qualiware, compratelo. Se non volete comprarlo, un foglio di Excel o un altro software, quello che volete, l'importante è che mettete da qualche parte delle informazioni. Quindi create un file o una scheda macchina su un gestionale e andate a inserire quello che è la carta di identità del ventilatore. Quindi
Quando l'avete installato, in che anno? Chi è il costruttore e la sigla del ventilatore? Di solito queste informazioni dovrebbero essere riportate su una targhetta che la direttiva macchina richiede, tra l'altro, posta sul ventilatore. Okay? Quindi cercate sul ventilatore se c'è una targhetta come quelle che vedete in questa immagine. Lì ce n'è una arancione e una invece argentata. Quella argentata in questo caso è la targa che noi usiamo per dare tutti i dati del ventilatore. Gli intervalli di lubrificazione sono quella targa arancione che vedete. Okay? Noi la mettiamo, altri lo fanno, altri non lo fanno. Di solito, almeno nel manuale, dovrebbero indicarvi ogni quanto procede con la nuova lubrificazione e soprattutto dirvi anche quanto grasso mettere e che tipo. Tutti i dati che possono riguardare la trasmissione, quindi che giunto, se c'è un giunto meccanico, che tipo è, se ci sono le cinghie, le puleggie, identificate soprattutto per evitare errori qual è la puleggia del motore e qual è quella del ventilatore, così non rischiate di invertirle e poi di far andare il ventilatore magari più veloce della sua velocità massima. La sigla, i dati del motore elettrico e tutto quello che sono altri accessori, se ci sono delle serrande, degli attuatori. Fate proprio l'elenco della spesa di quel ventilatore, ok? Il curriculum di questo ventilatore, se è un ventilatore che ha qualche anno, sicuramente avrà lavorato e sicuramente ci avrete messo mano o qualcuno per voi ha messo mano. Quindi quali sono state le manutenzioni eseguite e con data, intervento fatto, okay? Quali ricambi avete ordinato? Questa informazione, ad esempio, è molto importante anche per vedere le frequenze con le quali ordinate un ricambio. Perché se voi ordinate i cuscinetti, quindi li cambiate, inizialmente una volta all'anno, poi ogni 6 mesi, ogni 3, ogni 2, ogni 1, forse non ha più senso continuare a spendere soldi per cambiare i cuscinetti, ma è più logico cercare di capire perché cavolo si stanno scassando questi cuscinetti. Magari la causa è tutta un'altra roba e il cuscinetto può tornare a lavorare un anno, 2 anni, quanto era la vita iniziale. Poi se fate fare delle analisi vibrazionali o le fate voi, quindi se con lo strumento misurate le vibrazioni e le analizzate dal punto di vista, adesso entro un po' nel tecnichese, dal punto di vista dello spettro, cioè di quale frequenze ci sono, queste informazioni mettetele dentro una scheda e tenetele sempre aggiornate. Vi permetteranno di vedere in che maniera evolve la macchina. Vedete se la macchina sta peggiorando, se la macchina invece rimane costante. Che cosa devo fare di manutenzione? Allora, ogni costruttore ha un suo manuale nel quale indica alcune attività. Alcuni hanno un elenco spropositato di attività di manutenzione, così poi sono liberi da qualsiasi problema che possa venire fuori. Altri non lo mettono neanche, altri cercano di fare una cosa un po' sensata. Se avete un manuale, aprite quello, leggetevi le attività di manutenzione che consiglia il costruttore. Se non avete un manuale del ventilatore, vi riporto quello che ho scritto in questo libro, Manutenzione dei ventilatori industriali, alcune attività consigliate con anche più o meno delle tempistiche che raccomando. L'analisi vibrazionale e la temperatura dei cuscinetti, cioè si va a misurare fisicamente sul ventilatore mentre sta funzionando le vibrazioni e la temperatura dei cuscinetti per capire se ci sono dei problemi, se si sta manifestando qualche danneggiamento. Questo si fa, diciamo, solitamente ogni 12 mesi se la macchina è un pochettino più critica, perché magari è l'unica che mantiene acceso un impianto, oppure è messo in un posto che per andare a farci manutenzione bisogna appellarsi a tutti i santi, allora magari si può scendere a 6 mesi. Chi vi propone di fare questo tipo di attività ogni 2 settimane sta pensando unicamente al proprio portafoglio, perché non ha assolutamente senso controllare le vibrazioni ogni 2 settimane. Troverete delle cose, dei valori sempre uguali, identici, perché in 2 settimane la macchina non si deteriora. A meno che l'unico caso in cui potrebbe essere è se avete fatto un controllo, il ventilatore risulta essere un po' in condizioni critiche, non volete fermare subito perché magari avete la fermata, siamo adesso a metà luglio, avete la fermata a inizio agosto e quindi dite ok, provo ad arrivare fino alla fermata. Allora lì anche ogni giorno conviene controllare le vibrazioni, in modo da mantenersi sempre sotto al livello di allarme, sotto al livello di critico, ok? Ma nel resto dei casi ogni 2 settimane vi stanno spillando soldi e basta. Altra attività da fare molto importante è la lubrificazione dei cuscinetti. Come vedete in questa targa, che è quella di cui vi ho parlato prima, qua è un po' espansa, cosa indichiamo noi? Ogni quanto? Quanto grasso mettere e che tipo di grasso mettere? Allora, le ore di funzionamento, quindi in questo caso 7.000 ore di funzionamento, vanno rispettate perché sono le ore
oltre il quale il grasso inizia a non essere più lubrificante, ma a diventare solido, quindi non serve più a niente, anzi inizia a danneggiare il cuscinetto. La quantità mettete quella che c'è indicata, non mettetene di più perché non serve a niente, anzi va solo a surriscaldare i cuscinetti e a creare ulteriori problemi, oltre a rendere tutto il ventilatore uno schifo pieno di grasso che non ci si può neanche avvicinare e che attira tutta polvere, sporcizia e diventa veramente antigienico. Il tipo di grasso, questo è una cosa sulla quale mi trovo spesso a litigare. Allora, il tipo di grasso, noi che facciamo il ventilatore, proponiamo un tipo che è indicato per quel ventilatore e per quel tipo di servizio che deve fare. Okay? Mettere un altro tipo di grasso non ha senso, perché magari quel grasso che andate a mettere va bene per le funi del carroponte, ma non va bene per una macchina che deve girare a 3.000 giri. Ok? Fune del carroponte va pianissimo. Quindi indicate, cioè, se dovete comprarlo voi, volete comprare quello che vi pare a voi dal vostro fornitore, c'è questo numerino NLG, è un codice internazionale che permette di identificare dei grassi simili, no? Di standardizzare un po' i simili. Quindi noi proponiamo un tipo dell'SKF perché è il fornitore che utilizziamo. Volete farlo prenderlo dalla mobile, di qualsiasi altro, va benissimo. L'importante è che abbia le caratteristiche equivalenti a quello che indichiamo. Dopodiché, anche verificare se ci sono delle usure, ad esempio sugli organi di trasmissione. Se vedete che la puleggia, cioè la cinghia, penetra dentro nella puleggia, ecco, magari pensiamo di cambiarla prima o poi. O se la cinghia inizia a screpolarsi, è il caso di sostituirla. Anche questo si può fare ogni 6 mesi, dipende un po' anche dall'età della macchina. Quali scadenze programmare? Allora, iniziamo col ventilatore nuovo, partite con quelle che vi ho detto, oppure quelle che trovate sul manuale. Ma in realtà, se andate a fare questo tipo di manutenzione, che è una manutenzione basata sulle condizioni della macchina, le scadenze non saranno più fisse, ma saranno variabili in funzione di quello che trovate ad ogni controllo. Se voi controllate la macchina e la macchina sta benissimo, mantenete 12 mesi. Se la macchina vedete che sta andando un po' in fatica, accorciate a 6 mesi. Va ancora più in fatica, accorciate a 3 mesi. Ok? Quindi ogni controllo andate a aggiornare la scadenza del controllo futuro. Ed è qua che dei software come ad esempio Qualiware possono essere molto utili, perché vi permettono di gestire in maniera con pochi clic, come scritto nel titolo, quindi quasi automatica, questo tipo di informazioni. Quindi ogni controllo che viene fatto si inserisce in automatico la nuova scadenza, si riprogramma e poi è il software a ricordarvelo. Non dovete prendere il post-it che avete messo sulla scrivania e non sapete più dov'è. A questo punto ci sono due strade che potete prendere. La prima è quella appunto di avere un software gestionale, CMS, CMMS o quello che volete, che vi avvisa e poi voi eseguite le attività. Okay? In questo caso è necessario avere del personale, fisicamente del personale e del personale anche competente, e avere la strumentazione. Su certe realtà dove magari ci sono 300-400 ventilatori, ha senso avere del personale interno che si specializza su quel tipo di macchine, magari su tutte le macchine rotanti, in modo che riesce a gestire tutta la manutenzione predittiva di tutte le macchine rotanti. Su realtà più piccole magari non ha senso o non è economico fare questo tipo di investimenti. Gli strumenti non costano poco, costano tra i 15 e i 30 mila euro ogni volta che si vuole comprare il gingillo nuovo che hanno scoperto le case produttrici. Dall'altro lato si potrebbe dire di fare un contratto con un fornitore che è specializzato in questo tipo di manutenzione, non con quelli che fanno manutenzione di tutto, okay? Perché quelli vi mandano persone che prendono a martellate i cuscinetti, qualcuno che è competente. Noi, ad esempio, una delle attività che facciamo per molti nostri clienti è proprio questo. Ci prendiamo in carico di tenere monitorate le macchine, quindi andiamo una volta o 2 volte all'anno a controllare tutti i ventilatori, a seconda un po' del tipo di impianto, del servizio che hanno e dell'età che hanno le macchine. Analizziamo quello che sono i dati che, diciamo, estraiamo dalla macchina e proponiamo delle attività di manutenzione poi, se sono necessarie, in occasione delle varie fermate. Quindi magari andiamo adesso meglio, siamo andati a giugno, abbiamo visto che un ventilatore è un po' critico, raccomandiamo al cliente, guarda, portati a casa questi ricambi perché ad agosto dovrai sostituire i cuscinetti, per dire, ok?
In questo caso risolvete il problema delle competenze, della strumentazione e del personale, ma dovete anche un attimino potervi fidare di chi viene lì. Uno, perché se pagate qualcuno per seguirvi la manutenzione dei ventilatori e poi non fate quello che vi dice, state buttando via dei soldi sostanzialmente. Okay? Dall'altro lato, è troppo facile, se uno esce a fare dei controlli, dire sempre bisogna cambiare tutto. Okay? È la posizione più sicura per chi fa questo tipo di attività, così dice, vedi, non ho mai sbagliato, vanno sempre bene i ventilatori dopo. Allora, dovete quindi anche definire dei KPI, degli obiettivi, mettetela come volete, cioè cosa volete ottenere da questo tipo di attività? Solitamente una manutenzione predittiva, quindi basata sulle condizioni della macchina, permette di allungare i periodi di manutenzione, prolungare la vita delle macchine. È capitato con diversi clienti con i quali dopo qualche anno seguivamo questi programmi, si è passati da mettere mano ai ventilatori una volta all'anno, quindi ogni fermata di agosto, adesso vanno ogni 2 anni. Perché con i controlli e con quello che abbiamo fatto si è visto che non serve continuare a andare a fare interventi, a sostituire componenti. Okay? Si può benissimo estendere la manutenzione ogni 2 anni e non ci sono fermate improvvise, non c'è la linea che si ferma perché si rompe un cuscinetto del valore di 50 euro. Questo senza magie, semplicemente applicando le regole della manutenzione predittiva. Ora, sono alla fine, spero di non avervi steso ulteriormente rispetto a quanto ha fatto Claudio. Prima di lasciarvi, vi accennavo prima a questo libro che ho scritto, quindi vedete, è di carta, non è un PDF. Lo regalo volentieri a chi fosse interessato. Basta scrivermi una mail con un numero di telefono e un indirizzo. Devo darlo al corriere per potervelo spedire, quindi non mettetemi solo l'indirizzo email, okay? Mi servono i dati proprio per spedire questo pezzo, questi fogli di carta messi assieme. Scrivetemi pure a libri@pbn.it e vi manderò la guida nei prossimi giorni, tempo di organizzarmi e spedirla. Perfetto. Grazie mille a tutti. Lascio qui in fondo, se qualcuno vuole contattarmi sui social o se vuole approfondire su appunto il blog e il canale YouTube. Perfetto, grazie mille Diego. E tutto quello che hai raccontato, come alcuni delle varie persone che stanno ascoltando sanno bene, è proprio all'interno di un modulo di Qualiver, che è quello proprio di gestione della manutenzione, strumenti e attrezzature, dove tutte quelle informazioni che tu hai ben descritto e ben detto a tutti di controllare sono gestibili e ovviamente, tornando al discorso dei dati, avendoli dentro un software, ovviamente abbiamo sempre sotto monitoraggio questi dati e possiamo prendere le giuste decisioni per fare la manutenzione non solo preventiva ma soprattutto predittiva e poi in un futuro speriamo anche con l'intelligenza artificiale. Assolutamente, guarda, anche perché ti dico Massimo, una delle informazioni più importanti quando si fa la diagnosi, quindi sì, noi cosa facciamo? Prendiamo le vibrazioni, lo andiamo a scomporre in tanti diciamo picchi a ogni frequenza e ci sono delle frequenze che indicano che c'è un problema. Tra queste ci sono ad esempio quelle dei cuscinetti. Okay? Ogni cuscinetto ha delle frequenze proprie che indicano che sta insorgendo un problema. Conoscere la sigla del cuscinetto quando si fa questo tipo di diagnosi è fondamentale. Quindi se c'è nella scheda, in 5 secondi ti posso dire ok, il cuscinetto è da cambiare oppure no, il cuscinetto sta bene ancora. Se non c'è, devo tornare a casa, cercare di capire più o meno che tipo di cuscinetto potrebbe esserci, perché non si vede mentre sta funzionando il ventilatore. Okay? Quindi queste informazioni servono proprio a facilitare, e soprattutto in un'ottica poi magari di futuro, con l'intelligenza artificiale si possono anche andare a fare queste attività che oggi facciamo a mano in maniera più automatica e quindi dare già dei segnali. Attenzione, il cuscinetto del V5 inizia ad avere problemi, programmare una fermata fra 3 mesi. Cioè, l'obiettivo è sempre non trovarsi con la macchina rotta e non di notte al sabato durante le feste pasquali, che quindi non puoi fare niente, ma anticipare il problema e poter dire ok, ho un problema, riesco ad arrivare fino ad agosto, fino a dicembre, quando ho una fermata, oppure ho tempo un mese per programmare una fermata, quindi per comprare i ricambi, per gestire anche la produzione in modo che posso fermare una settimana. Quindi l'obiettivo è questo. Perfetto, grazie mille Diego. A e voi, comunque anche con te faremo ovviamente un webinar di approfondimento. Va bene, perfetto.